Radio Magazin. Hier ist die Deutsche Welle. Ici la Voix de l'Allemagne. Radio Svizzera Internazionale. This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador. Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Singapore Radio Network, terzo radio. Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuça. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira. Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici ascoltatori, al microfono Dario Villani. Con la puntata di oggi entriamo in pieno clima natalizio, infatti siamo collegati telefonicamente con Verona, la città dei panettoni, dove abbiamo in linea Daniele Raimondi, autore del libro su Marconi nato per la radio, nonché fotografo affermato, fotografo ufficiale dei New Trolls. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Daniele. Grazie Dario, buonasera a tutti i radioascoltatori. Ecco Daniele, noi questa sera ti abbiamo invitato in trasmissione per parlare un po' di un argomento molto interessante, vicino a noi appassionati della radio. Tu sei un appassionato di radioascolto, anche radioamatore, diciamo, vorremmo parlare un poco di radio a scuola. Chiaramente è un argomento che lo si può vedere sotto diverse angolazioni, no? Perché ad esempio si potrebbe parlare delle radio universitarie nate in Inghilterra, negli Stati Uniti, Canada, si potrebbe parlare della cosiddetta radioeducazione a distanza per coprire paesi molto estesi come in Australia, così come nacque negli anni 50, e naturalmente e ovviamente si potrebbe parlare anche di radio intesa come passione, no? Quella che viviamo noi per il radioantismo, per il radioascolto dei radioamatori, che la si vuole trasmettere ai giovani, ai ragazzi che stanno a scuola. Allora, innanzitutto Daniele, potremmo dire qualche cosa innanzitutto su come sono nate le prime trasmissioni radio dirette alle scuole? Sì, e beh, come inizio sicuramente in Italia è la nascita dell'URI, l'Unione Radiofonica Italiana, che prende il via il 6 ottobre 1924 ed inizia da subito delle trasmissioni per le scuole, con delle trasmissioni regolari addirittura. Qualche anno dopo l'URI lascia il posto all'EIAR, Ente Italiano Audizioni Radiofoniche, che prende il suo posto all'inizio del 1928. Da lì lo slogan dell'EIAR è la radio in ogni scuola. Ecco, diciamo insomma, la radio è partita subito come strumento di diffusione della cultura e diciamo in un certo senso è servita moltissimo in quegli anni, diciamo anche a livellare l'Italia, che era un miscuglio di dialetti, no? La lingua italiana era molto poco diffusa in quel periodo. Eh sì, anche questo ha rallentato un po', però l'EIAR ha realizzato programmi anche dalle sedi distaccate, dunque ha trasmesso da Roma, da Napoli, da Milano, programmi diretti ai più giovani,
che erano rivolte alle scuole dell'infanzia, alle scuole elementari, con racconti fantasiosi di fate e maghi, mentre per le scuole superiori il programma principe era Moschettieri a noi, che trattava argomenti vari. Ecco, diciamo che è stato intuito subito il ruolo che poteva avere la radio, sia innanzitutto che è partita per la diffusione della musica, poi per la diffusione delle notizie dei giornali radio e poi naturalmente come strumento di cultura e strumento educativo, no? Insomma. Diciamo che alla mattina alle 10.30 dal lunedì al sabato l'ente Radio Rurale, che era un organo voluto dal governo, inizia delle trasmissioni per le scuole. Ecco, possiamo citare anche il nome di qualche trasmissione che passò, diciamo, alla storia, Daniele? Alcune trasmissioni dirette alle scuole, come Pinocchio, trasmesso da tutte le sedi dell'EIAR per la scuola materna, il giornalino dei Fanciulli, trasmesso dalla stazione di Roma, Bambinopoli, trasmesso dalla sede di Napoli, Cantuccio dei Bambini, trasmesso dalla sede di Milano, il disegno radiofonico a cura dell'Inter Radio Rurale era trasmesso in genere per tutta la penisola e per tutta l'Italia. Una curiosità, parlavi di musica, la Cetra, nota casa di dischi, riproduceva su dischi l'insegnamento del canto delle scuole elementari, proposto durante le lezioni delle scuole. Faceva una raccolta, un raccoglitore e all'interno venivano posizionati i dischi che poi venivano venduti generalmente alle scuole e ad altri istituti. Ecco, questa è una notizia molto interessante perché venne ripresa qualche anno più tardi per l'insegnamento delle lingue, no? Io ricordo benissimo che c'erano dei dischi in vinile per la fonetica della lingua inglese, erano proprio agli inizi che si usava questo strumento, poi è stato usato anche, diciamo, direttamente alla radio. Ma vogliamo entrare un attimo più nel merito, perché tu hai avuto un'esperienza diretta per quanto riguarda la radio a scuola, perché sei stato chiamato a fare delle lezioni in classe. Vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori di questa tua esperienza, Daniele? Sì, diciamo che le mie prime lezioni nelle scuole sono avvenute verso il 1992, nelle scuole elementari, nelle medie, negli istituti tecnici, ma anche con convegni dedicati alle scuole, dove partecipavano scuole a tutti i livelli. Diciamo la zona dove ho operato maggiormente è Verona e provincia, Mantova e provincia, Treviso, Venezia, Padova, Brescia, Modena. Queste sono un po' le province dove ho tenuto delle lezioni nelle scuole di tutti i livelli, dalle elementari alle medie. Ecco, diciamo in apertura, noi abbiamo detto che tu sei anche scrittore, hai scritto un libro dedicato a Marconi, Nato per la radio. Ecco, in queste tue lezioni di che cosa parlavi, Daniele? Parlavo della storia di Guglielmo Marconi, parlavo dello sviluppo della radio, dei vari avvenimenti, di quello che è successo. Però poi dipendeva dal dove ottenevo queste lezioni. Se erano alle elementari potevo solo parlare di questioni di storia, se erano alle medie, agli istituti tecnici, naturalmente un po' più tecniche. E chiaramente bisogna sempre capire qual è l'uditorio a cui ci si rivolge, no? E questo è ovvio. Radio Magazine, programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Io so che chiaramente poi di questo argomento di portare la nostra passione per il radioascolto, per i radioamatori nelle scuole è stato ripreso successivamente da diversi personaggi del mondo della radio. Ricordo senz'altro Alfredo Gallerati, che è stato spesso ospite dei nostri programmi. Poi ci sono alcuni gruppi che sono nati su Facebook, sui social media,
e proprio in questi giorni vedevo che c'è un gruppo che tra l'altro segue, diciamo, quello che fa l'Associazione Radio Amatori Italiani a livello nazionale, che ha preso l'idea di divulgare maggiormente la passione della radio nelle scuole. Ma a tuo avviso, Daniele, quello che si fa oggi è sufficiente? Bisognerebbe fare di più? Bisognerebbe curarlo diversamente? Al limite, eventualmente, ci vorrebbe un supporto maggiore anche da parte di chi è nelle istituzioni per maggiormente divulgare questo argomento? Certamente sì, diciamo che quello che tu accennavi adesso ha un nome e un cognome: la radio nelle scuole 4.0, che è affiliata all'ARI, all'Associazione Radioamatori Italiana. Diciamo che l'iscrizione volontaria e uno diventa membro effettivo. Io sono anche uno dei redattori in lista per i vari convegni, per le varie lezioni nelle scuole. Il team nazionale per la radio nelle scuole 4.0, ecco, dal 1 ottobre del 22, dunque poche settimane fa, hanno dato via a un aggiornamento, un calendario condiviso delle attività per tenere anche sotto controllo e diciamo anche organizzativo e di supporto tutti gli interventi che si fanno nelle scuole. Una cosa però, il Covid ha rallentato un po' tutto e diciamo che anche per quanto riguardano le lezioni nelle scuole, tutto è andato al rallentatore. Adesso si sta cercando di recuperare qualcosa e sicuramente nei prossimi mesi uno sviluppo maggiore ci sarà. Dobbiamo tornare a scuola a parlare di radio, ma non di radio tecnica, ma radio nella storia, nella cultura della radio. I ragazzi conoscono alla perfezione i telefoni, non sanno che in mano hanno in realtà una radio ricetrasmittente, e quindi glielo dobbiamo andare a spiegare e tutte le cose che la radio ha dato come informazioni, come cultura, come attività negli anni passati. Dobbiamo tornare lì. Per quanto riguardano le istituzioni, io farei un appello anche alla stessa RAI per riattivare quelle lezioni non politiche come sono state quelle che ho raccontato all'inizio della trasmissione, ma culturali, di insegnamento e di cultura radiofonica. I ragazzi pochi sanno chi era Guglielmo Marconi. Teniamo presente che negli anni 30, a proposito di Guglielmo Marconi, il governo mandava dei manifesti nelle scuole per pubblicizzare qualche avvenimento, ed erano sempre avvenimenti politici, usavano anche la figura di Guglielmo Marconi e quindi era un po' distorta l'immagine di Guglielmo Marconi. Mi piacerebbe ascoltare di nuovo certe trasmissioni culturali e di aiuto per i scolari, per le varie attività, forse anche un supporto agli insegnanti. E purtroppo ci si accorge dell'importanza di questo strumento sempre quando poi si è in momenti di difficoltà, perché ad esempio se torniamo al discorso di prima, dicevamo per esempio in Australia nacque come strumento di e-learning, era l'antesignano dell'e-learning la radio, perché c'era diciamo un insegnante remoto in un'aula che doveva raggiungere altre classi che si collegavano via radio, perché erano distanti addirittura 400-500 km, perché l'Australia è un paese molto grande ed era utilizzata questo come strumento educativo. Poi ricordiamo, proprio in questi giorni abbiamo celebrato l'anniversario, ahimè, del terremoto dell'Irpinia del 1980. In quel periodo ricordo benissimo quello che fece l'informazione della radio per coprire gli avvenimenti d'attualità legati al terremoto,
e chiaramente ritorna sempre di attualità anche in caso di protezione civile, perché la radio è un mezzo immediato, arriva subito sui fatti quando si stanno svolgendo. A questo chiaramente ci sarebbero da aggiungere tante altre cose al di là di quello importante, chiaramente, che è il lobby del radioascolto, del radioantismo, come ad esempio le radio universitarie americane e canadesi che dicevo prima all'inizio, perché là però diciamo è tutta un'altra storia, perché la diffusione delle radio private in quei paesi ha avuto tutto un altro svolgimento rispetto all'Italia, perché sono nate già negli anni 30, anche il giornalismo nelle università in America è nata negli anni 30. E posso solo aggiungere di essere in un certo senso orgoglioso, perché qui a Napoli, alla Federico II, da alcuni anni è nata anche una radio universitaria. Siamo in periodo di strenne natalizie, vogliamo concludere questa nostra bella chiacchierata, mi ha fatto piacere Daniele, perché hai detto un sacco di cose interessanti, parlando di te, perché dicevamo hai scritto un bel libro, questo libro dedicato a Marconi, che oramai ha avuto già diverse edizioni, Nato per la radio. Hai in cassetto anche qualche altro scritto, qualche altro libro che stai scrivendo? Dario, tu ne hai dimenticato uno, perché il primo libro che ho scritto è stata La radio di carta, e lì ho giocato con la mia collezione di carta, perché come tanti sanno io colleziono carta, libri, riviste, giornali e qualsiasi altra cosa, e io continuo a scrivere perché la mia passione è quella di divulgare. Una volta ho incontrato un signore e mi ha detto: tu conoscerai tutte le tue cose una per una, magari la loro storia, però un giorno se non le hai raccontate nessuno saprà nulla di nulla. E lì ho cominciato a scrivere e ormai sono più di 30 anni che scrivo. Per quanto mi riguarda, in questo momento io scrivo articoli per una rivista specializzata, che poi è la rivista del stesso editore che mi ha stampato i libri, e dunque aggiorno i lettori con articoli del passato. Io scrivo solo di storia, scrivo Guglielmo Marconi, scrivo i vari avvenimenti, le varie cose, e dunque racconto la storia del passato che ho studiato in 50 anni e più di ricerche che ho fatto. E fra una cosa e l'altra facciamo le fotografie in New Trolls, di cui sei fotografo ufficiale. E quindi oggi abbiamo voluto parlare di questo argomento della radio a scuola, che ti ha coinvolto personalmente perché hai fatto delle lezioni a scuola. Ecco, come ogni trattazione che si rispetti, diciamo, bisogna fare anche un po' di bibliografia, no? Per capire quali sono state le fonti a cui ti sei rifatto spesso per scrivere i tuoi libri. Se non vado errato, anche l'editoria specializzata, no? Soprattutto il Radio Corriere in passato si è occupato delle trasmissioni dedicate alla radio a scuola, no? Il Radio Corriere era il settimanale dell'Eier e pubblicava dal 1931 un supplemento mensile, La radio nella scuola. All'inizio inviato gratuitamente alle scuole e alle direzioni didattiche, poi con un abbonamento di 5 lire annue. Ma un'altra cosa che tengo a raccontare è che la radio si diffonde tanto che un comitato politico per conto del governo italiano assegnava l'apparecchio radio rurale alle scuole, rateizzando l'importo, che era di 500-600 lire in piccole quote. Teniamo presente però che era sempre un prezzo elevato. Ecco, diciamo che era l'impiego della multimedialità a scuola in anticipo coi tempi, no? Sì, questo sì, vero. Bene Daniele, noi ti ringraziamo di cuore della tua partecipazione alla nostra trasmissione, speriamo di risentirti quanto prima, e chiaramente ti facciamo gli auguri di buon Natale. Sì, ti ringrazio, e come sempre voglio salutare i radioascoltatori con una frase che ho coniato tantissimi anni fa, che è sui libri la storia, all'orecchio la fantasia. E dall'altro capo del telefono, da Verona, era Daniele Raimondi. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Apple valuta di trasferire parte della sua produzione di iPad da Cina a India. Lo riporta CNBC citando alcune fonti, circa trattative in corso con funzionari indiani. Apple ha avviato la produzione dell'iPhone 14 quest'anno in India, dove da tempo produce vecchi modelli dell'iPhone. E una mossa a cui l'azienda di Cupertino avrebbe pensato da tempo, anche per la produzione di altri dispositivi. Da notare che la produzione e l'assemblaggio in Cina ha segnato un arresto a causa della pandemia e le restrizioni derivanti. E appaiono infatti sempre più evidenti i piani di Apple, sganciarsi dalla cinese Foxconn e puntare oltre all'India anche sul Vietnam. Per l'amministratore delegato Tim Cook si tratta probabilmente del test più importante della sua carriera, il dilemma che potrebbe lasciare un marchio sulla sua eredità. In Cina è concentrata quasi il 95% della produzione di iPhone e finora il Dragone, con il suo boom manifatturiero ed economico, è stato complice del successo di Cupertino. Le restrizioni della pandemia e le proteste, soprattutto quelle all'impianto Foxconn a Zhengzhou, conosciuto come iPhone City, agitano gli investitori. Molti si chiedono infatti quale sia il piano B di Apple che, dopo aver concentrato la produzione in Cina, si trova a dover trovare opzioni plausibili che mettano al riparo i suoi ricavi. Cupertino e Pechino hanno trascorso anni a costruire la stretta relazione che le lega e che, finora, è stata reciprocamente favorevole. Un rapporto però che ora appare a rischio per vari motivi. Ci sono i giovani cinesi che non sono più disposti a lavorare a basso costo per i ricchi e che manifestano in aperta sfida a Pechino per le restrizioni pandemiche, innescando una repressione forte da parte delle autorità. Non migliora la situazione delle tensioni economiche e militari fra Stati Uniti e Cina, accumulate soprattutto dall'amministrazione Trump. Sanzione di 2 milioni di euro del garante privacy alla società Alpha Exploration, proprietaria di Clubhouse, il social network basato sullo scambio di chat vocali, e l'ordine di adottare una serie di misure a tutela degli utenti. Una decisione presa dall'autorità, spiega una nota dopo aver riscontrato numerose violazioni. Il social contava nel 2021, all'epoca degli accertamenti, più di 16 milioni di utenti globali, di cui circa 90.000 in Italia. Riscontrata scarsa trasparenza sull'uso dei dati degli utenti e dei loro amici. Possibilità per gli utenti di memorizzare e condividere gli audio senza consenso delle persone registrate. Profilazione e condivisione delle informazioni sugli account senza l'individuazione di una corretta base giuridica. Tempi indefiniti di conservazione delle registrazioni effettuate dal social per contrastare eventuali abusi. Alla società, che dovrà adottare una serie di misure per mettersi in regola. È stato inoltre vietato ogni ulteriore trattamento delle informazioni, segnala ancora il garante svolto per marketing e profilazione senza uno specifico consenso. Mosca intensificherà i suoi sforzi cyber per minare il sostegno politico di Stati Uniti, Unione Europea e NATO per l'Ucraina e scuotere la fiducia e la determinazione dei cittadini ucraini. Lo afferma Microsoft in un post dal titolo «Prepararsi a un'offensiva cyber della Russia questo inverno». Riteniamo che i trend recenti suggeriscano che il mondo debba prepararsi per diverse linee di potenziale attacco russe nel dominio digitale in inverno. Primo, possiamo attenderci che la Russia continui la sua offensiva cyber nei confronti delle infrastrutture ucraine, afferma Microsoft. Nei prossimi mesi i paesi europei saranno probabilmente soggetti a una gamma di tecniche di influenza mirate ai timori della popolazione sui prezzi dell'energia e dell'inflazione in senso ampio. Osserva Microsoft. La Russia probabilmente continuerà a concentrare queste campagne sulla Germania, paese chiave per il mantenimento dell'unità europea. Gli italiani passano online oltre 30 anni della loro vita, l'equivalente di 3 giorni ogni settimana. Boom di streaming TV. Gli italiani trascorrono online in media 30 anni, 5 mesi e 19 giorni della loro vita. Si tratta di più di un terzo rispetto all'aspettativa di vita media, che nel nostro paese è di 82 anni. In pratica restano connessi ogni settimana 61 ore, quasi 3 giorni. Un terzo di questo tempo è dedicato al lavoro, la parte restante a varie attività online, fra le quali spicca il tempo speso sulle piattaforme di streaming TV. E il risultato di una indagine condotta su un campione tra i 18 e i 64 anni. A livello mondiale di questa particolare classifica siamo sesti. Ci superano Taiwan, Corea, Messico, Brasile e Hong Kong al top. Si passano online in media oltre 44 anni di vita. Per gli italiani essere connessi 61 ore a settimana si traduce in 132 giorni all'anno e, appunto, 30 anni e mezzo di vita. La maggior parte del tempo settimanale degli italiani, equivalente a 7 ore e 44 minuti, viene però speso sulle piattaforme di streaming TV, tra cui Netflix, Disney Plus e Prime Video. 7 ore e 14 minuti è invece il monte ore destinato ai social media come Facebook, Instagram e TikTok. Altre 4 ore e 44 minuti a settimana sono dedicate alla visione di video, ad esempio su YouTube, mentre 4 ore e 38 minuti sono passate ad ascoltare musica su Spotify, Apple Music, SoundCloud e piattaforme simili. Oltre a ciò, 3 ore e 16 minuti a settimana sono per la ricerca, 2 ore e 26 minuti per l'e-commerce e altre 2 ore e 13 minuti per
per servizi amministrativi e di online banking. Tuttavia, l'indagine non fa riferimento di quanto dedicano gli italiani a perdere tempo sulle piattaforme a luci rosse. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani. Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.